Però io ho sempre la sensazione che un po' siano manipolate ad arte queste proteste e un po', insomma, non siano degne di miglior causa, diciamo. Punto e a capo. No, perché ci sono tutti questi ragazzi a Milano e Roma che stanno in tenda per protestare e io un qualche dubbio me lo sono fatto venire, perché della casa io parlo da tempo, del costo ne abbiamo parlato anche qua, no? Facendo vedere i dati sugli affitti del Sole 24 Ore, poi però io ho sempre la sensazione che un po' siano manipolate ad arte queste proteste e un po', insomma, siano degne di miglior causa, diciamo, tutte queste intemerate degli studenti, perché io oggi sul Corriere della Sera leggo, ad esempio, questa ragazza, no, che dice: io non sono costretta a farla pendolare, ho un budget di 450 euro, però le case costano di più e quindi devo fare la pendolare da Milano al mio paese, e il suo paese però è Seregno, che Seregno, insomma, credo che sia a 10 minuti, 15 minuti da Milano. Altri che dicono: io pago 400 euro al mese in un quartiere semicentrale a Roma, siamo in quattro, in ambienti augusti. Però ragazzi, cioè, non è che chi ha fatto l'università prima di voi vivesse esattamente nella reggia col monolocale, la stanza singola. Io non voglio dire che uno debba star male, no, debba essere sfruttato, però forse ci sono dei problemi più strutturali, più ampi. Ci sono famiglie o persone che lavorano, come dire, stanno sole, che devono pagare un sacco di soldi di mutui, che peraltro stanno aumentando, di affitti, però nessuno è mai sceso in piazza prima, guarda un po', si scende in piazza adesso. E allora dovremmo avere in collegamento Sergio Giraldo, che oggi sulla Verità ha scritto un articolo molto interessante. Sergio, buongiorno. Buongiorno Francesco. Buongiorno Francesco e buongiorno agli ascoltatori. Allora, tu oggi hai scritto una cosa interessante, ci dici: questa storia delle tende serve a non affrontare, a distrarre un po' l'attenzione e non parlare del nodo principale. Cioè, il problema non sono gli affitti che sono troppo alti, ma gli stipendi che sono troppo bassi. Ci spieghi un po' la questione? Ma sì, sai, io sono partito un po' da questo ragionamento, e cioè dal fatto che noi anche sul giornale La Verità da un po' di tempo stiamo segnalando che non è solo una questione di affitti cari, ma di costo della vita in generale. Abbiamo parlato ad esempio delle automobili che in, mi pare, 4-5 anni sono aumentate del 45% come prezzi. Allora, qui il tema è che in realtà questo paese ha un problema di salari reali che non solo non crescono, ma addirittura sono più bassi di quello che erano nel 99. L'OCSE ha recentemente pubblicato una statistica che ha scandalizzato molti, ma che nella realtà dei fatti conosciamo bene, che dice proprio questo: dice che tra 1999 e il 2021 gli stipendi reali italiani sono calati del 3,5%, mentre ad esempio in Germania sono cresciuti del 33-35%, lo stesso in Francia. Quindi ma perché succede questa cosa? Perché calano così tanto gli stipendi? Perché stiamo dentro l'Unione Europea e non possono salire i salari? Cioè, qual è il punto? Perché io ho sentito dire questa tesi, ad esempio Borghi la ripete spesso, lo dice: ma quando tu stai dentro un mercato di questo genere, no, è ovvio che non possano salire i salari, però in altre nazioni europee salgono, perché da noi no? Sì, allora qui il tema è complesso, non vorrei scendere nel tecnico, però di fatto cosa succede? Che l'Italia in particolare è stata soggetta a una stretta fiscale ed un indifferente, e infatti l'Italia è un paese che ha mostrato negli ultimi 20 anni 19 anni di avanzo primario positivo, no? Per cui lo Stato ha incassato di più di quello che ha speso, al netto della spesa per gli interessi sul debito pubblico. Quindi è stato un drenaggio di ricchezza dal privato allo Stato che dura da 20 anni. Questa è una delle prime cause. Poi c'è un tema anche legato al fatto che questa austerità non solo drena risorse dal privato, ma impedisce anche investimenti pubblici, e questo è un classico caso in cui la residenzialità universitaria su questo non è stato investito, non sono stati fatti investimenti. Perché? Perché il patto di stabilità e crescita, che è quel dispositivo europeo
che ci impone di non spendere, ha frenato questi investimenti. Quindi questo è un po' il tema. L'altro tema è il fatto che l'Europa, per come è strutturata, e quindi la moneta unica per come è strutturata, l'euro, impone che la nostra economia sia orientata alle esportazioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per essere competitivo sulle esportazioni bisogna mantenere la domanda interna e i consumi interni e quindi i salari mediamente più bassi per essere competitivi sui mercati internazionali. È quello che diceva Mario Monti, no? Dobbiamo distruggere la domanda interna. Esattamente, lui con poche frasi molto icastiche ha tratteggiato questo dicendo noi stiamo effettivamente distruggendo la domanda interna per recuperare competitività sui mercati. Questo è chiaramente ha provocato uno sbilanciamento tra ciò che il privato, il singolo, può permettersi, diciamo, rispetto a un montare dell'inflazione, quindi del livello dei prezzi, che è evidente a tutti, soprattutto negli ultimi 2 anni. Senti, ma qui ci sono 2 problemi, no? Perché, allora, uno è, allora, gli affitti effettivamente sono molto alti rispetto agli stipendi, soprattutto, devo dire, per... più forse che per gli studenti, per chi deve mantenersi, sì, perché certo. Magari lo studente ha dietro ancora la famiglia, in qualche modo fa, no? E allora uno si dice, ma perché adesso vanno in piazza? Tra l'altro oggi sul Corriere della Sera il ministro Anna Maria Bernini dice veramente noi abbiamo dato 1 miliardo sul diritto allo studio, 500 milioni per le borse di studio, 400 per nuovi posti letto. Sono stati i soldi del PNRR per i posti letto sono stati assegnati addirittura 7.500 nuovi posti letto, stanno lavorando per raggiungere quello dei 52.500 posti letto totali, insomma lui dice noi stiamo facendo delle cose, ci sono i numeri sul sito del Ministero, basta vedere, no? C'è un dialogo ai privati. Allora uno dice ma perché adesso? Perché c'è il governo di destra, allora rompono le scatole gli altri? E poi l'altra questione è, io leggo delle cose che un po' mi inquietano, cioè io la battaglia per la casa per me è fondamentale, l'ho sempre fatta, sono d'accordo persino fai te con le occupazioni a scopo politico dimostrativo, quindi non si può dire che io sia uno, no, che tifa per il privato che ti strangola. Penso che ci vorrebbero più case popolari che andrebbero costruite, che andrebbero gestite meglio diversamente e che tutti abbiano diritto. Detto questo, però, quando io sento dire ma ci sono gli immobili sfitti, ma sono i privati che non vogliono affittare, ma magari dobbiamo pensare di costringere i privati ad affittare, allora mi dico perché, scusate, ma perché deve essere il privato a sopperire alle mancanze del pubblico, ai salari bassi, al problema che non sono stati fatti abbastanza investimenti, cioè se io non voglio affittare, magari sono uno, cioè non è che sono tutti ricchi, no, che hanno la villa e poi possiedono un palazzo, magari uno ha ereditato una casetta, no, da cui prende un'integrazione allo stipendio che non è alto, e se non vuole affittarla a uno studente che magari insomma, un ragazzo, no, fa una vita un po' diversa, allora no, vuole affittare a qualcun altro, saranno anche affari suoi o no? Sì, io sono molto d'accordo. A me sembra evidente che il fatto che nasca adesso questa protesta sia legata al fatto che c'è un governo di centrodestra e quindi è gioco facile per la sinistra agitare questo, così come altre vessilli che salteranno fuori appena questo si esaurirà, legati al fatto che in realtà stiamo parlando di cose che accadono e che vengono magari in evidenza adesso, perché da 10 o 20 anni non ci si mette mano. Come dicevamo prima, il tema delle residenze universitarie è legato al fatto che lo Stato, le regioni non potevano fare investimenti, perché il patto di stabilità ce lo impedisce. E tant'è vero che adesso arriva il PNRR a dirci che dobbiamo farli, e grazie, ma sapevamo che dovevamo farli, il fatto che non ci lasciavano fare. Quindi adesso 300 milioni più 100, 300 milioni di PNRR più 100 milioni che mette il governo, però chiaramente ci vorrà del tempo, no, per risolvere questa situazione. Il fatto che alla fine si vada a bussare alle porte del privato con addirittura ipotesi come sono state fatte, no, di requisizione di immobili per adibirli, è una conseguenza del fatto che ancora una volta lo Stato non si è mosso. Ora uno può dire che lo Stato non si è mosso perché è uno Stato imbelle, è fatto di incapaci,
Oppure uno può dire no, lo Stato non si è mosso perché gli è stato impedito di farlo, perché queste cose richiedono soldi, richiedono investimenti e, come dicevo prima, l'Europa queste cose non ce le ha fatte fare, non ce le ha lasciate fare, e perché dovevamo accumulare avanzo primario per rientrare del debito, cosa che in realtà deprime la crescita, deprime il PIL, deprime i salari e quindi è una spirale negativa che si autoalimenta. Qui insomma il problema in effetti esiste, no? Perché poi voglio dire, tra l'altro mi pare che qui siano abbastanza colpiti proprio te, chi ha una seconda casa, insomma, gliela facciano scontare abbastanza, no? Sì, perché la fiscalità sulle seconde case è importante, cioè stiamo parlando di una tassa che annualmente frutta le casse dello Stato tra i 20 e i 25 miliardi, quindi una patrimoniale di fatto esiste già ed è anche qualcosa. E quindi insomma continuare a vessare, no? Le persone, tra l'altro insomma, abbiamo visto che con gli affitti un po' di problemi ci sono. Io ho sempre la sensazione che ci siano due mondi, no? Che non si parlano o che sono trascinati, cioè quello dei proprietari di casa. Ripeto, sì, è vero che a Milano io posso raccontare di problemi che però non hanno a che fare con i privati cittadini singoli, no? Cioè a Milano per esempio io ho raccontato più volte storie di persone e se tu non hai uno stipendio fisso, magari sei a partita IVA, vuoi affittare, ti trovi ad avere grosse, non so, fondi di investimento, agenzie che possiedono tanti immobili magari venduti dai cittadini nel corso degli anni, no? Perché poi se non rientri ti obbligano, allora affittare una casa diventa una rottura di scatole e ti conviene venderla. E se tu arrivi e ti presenti in agenzia, ti chiedono: ma ci fa vedere la sua busta paga? Ci dice quanto guadagna? Mi mostra la sua dichiarazione dei redditi? E se tu non hai uno stipendio fisso e appunto sei magari un libero professionista partita IVA, è facile che non ti affittino. No, questo è un tema. Certo, esattamente, rimane sempre il tema del reddito. Alla fine, se oggi, come dire, lo stipendio di mamma e papà non consente al figlio di studiare fuori sede, di studiare da fuori sede, evidentemente abbiamo un problema che sarà anche di affitti. Io non voglio negare che ci siano degli eccessi, ci saranno sicuramente degli eccessi, ma abbiamo più un problema di redditi che non di affitti. Quindi è una questione che risale, come abbiamo detto, a 20 anni, anzi 30 anni direi, di politiche che hanno teso a distruggere sostanzialmente i redditi a favore di una competitività internazionale che in realtà sta venendo distrutta dalla inflazione, perché noi oggi importiamo questa inflazione e il fatto che i tassi di interesse vengano rialzati in realtà serve a ben poco, come stiamo del resto vedendo, perché la nostra è un'inflazione non legata a un eccesso di moneta, ma al fatto che le materie prime hanno iniziato a costare molto e quindi questo rincaro delle materie prime ce lo stiamo portando nei prezzi e ce lo porteremo ancora per un bel po'.